Città dei Balocchi di Como, il rendiconto finale della manifestazione è stato di nuovo in rosso. Dopo aver chiuso con un disavanzo di oltre 5.500 euro l'edizione 2018-2019, per l'ultima edizione la perdita ha sfiorato i 10.000 euro, per la precisione 9.510,82, nonostante un mercatino molto più affollato di bancarelle e di venditori. Il consuntivo dell'ultima edizione, asseverato lo scorso 5 marzo dal commercialista milanese Andrea Guarisco, è composto da 72 voci, 8 relative ai ricavi e 64 invece riguardanti le uscite e i costi. A fronte di un incasso finale di poco più di 1.281.000 euro, gli organizzatori della manifestazione natalizia comasca hanno dichiarato di aver speso poco più di 1.291.000 euro. Il fatturato complessivo è cresciuto in modo anche notevole, all'incirca il 16,1%, eppure nonostante questo balzo in avanti non è stato possibile portare il bilancio nemmeno alla pari. Uno dei motivi di questo sfortunato esito della Città dei Balocchi 2019-2020 è sicuramente la maggiore uscita per la Security and Safety, 108.000 euro invece dei 22.000 euro dell'anno precedente. Una botta non da poco, necessaria tuttavia per evitare la calca e i problemi che si erano creati a dicembre 2018, soprattutto in Piazza Duomo. Ad alimentare il fatturato dell'edizione 2019-2020 hanno contribuito sicuramente i mercatini, la voce di ricavo più elevata del bilancio. Da un anno all'altro l'incremento è stato del 35,44%. Da 544.000 a 737.000 euro. Nel 2018 le casette messe a bilancio sono state 89, con un incasso medio quindi di 6.119 euro, mentre nel 2019 sono diventate 97 e l'incasso medio è salito a 7.605 euro. Altro elemento interessante è la diminuzione consistente delle sponsorizzazioni e dei contributi dell'Associazione Amici di Como. Nel complesso si è passati da 502.500 euro a 412.000 euro, il 18,1% in meno. Perché se gli amici di Como avessero confermato quanto speso nel 2018, la Città dei Balocchi avrebbe avuto un avanzo di circa 55.000 euro.